A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a trestorpavia.it. Se il TAR durante l'esame dei ricorsi accerterà errori da parte dei componenti del personale adibito ai seggi e Voghera dovrà tornare anticipatamente al voto, il Comune si rivarrà su di loro per il risarcimento delle spese elettorali, ovvero oltre 100.000 euro che sarebbero a carico degli scrutatori, in qualche modo responsabili della scelta di Ghezzi e Toriani di ricorrere al TAR per chiarire la questione dei pochi voti di scarto. Sono le dichiarazioni del sindaco di Voghera Carlo Barbieri, apparse sulla provincia pavese in questi giorni. Secondo lei è giusto che il Comune, in caso di voto bis, addebiti agli scrutatori le spese sostenute per il primo turno e per il ballottaggio? Secondo me no, anche se è una questione abbastanza interessante, perché in realtà si tratterebbe di capire a chi risale l'errore delle eventuali schede che sono state conteggiate male. Probabilmente bisognerebbe scegliere meglio gli scrutatori, non che questi non fossero capaci, probabilmente, però visto che ormai le elezioni si decidono tante volte sul filo dei voti, forse creare un albo degli scrutatori non sarebbe una cattiva idea. A questo punto, qualora dovessero essere sicuri che la responsabilità è la loro, come far pagare questo errore umano oppure no? Ah, io immagino che non credo possa il sindaco andare casa per casa a chiedere i soldi. Ci sarà una denuncia, si andrà in tribunale e sarà interessante poi capire il tribunale quale sentenze metterà, perché eventualmente in caso di responsabilità degli scrutatori si aprirebbe un panorama abbastanza sconosciuto. A questo punto immagino che nessuno voglia più fare lo scrutatore se il rischio è di pagare tutte le volte per gli errori sulle schede. Se dovesse esserci un voto bis, lei ci andrebbe a votare? Non sono di Voghera, quindi lo guarderei distaccato, con attenzione ma distaccato. Dipende se effettivamente viene riscontrato un errore da parte degli scrutatori, altrimenti sarebbe tutto inutile. Qualora venisse riscontrato? Direi di sì, comunque chi sbaglia alla fine della fiera deve pagare. Se dovesse esserci un voto bis, lei andrebbe a votare sì o no? Assolutamente sì. Sì. Cosa ne pensa di chi invece non andrebbe? Non è un problema mio, però secondo il mio parere non vorrei che questa gente poi fosse quella che dice: ecco, voi avete votato sbagliato e adesso pagate le conseguenze. Secondo me il fatto di non votare comunque non è corretto. Uno deve essere, non dico obbligato, ma secondo me dovrebbe esprimere il suo giudizio, che poi sia valorato alla fine dai voti oppure no, quello è un altro discorso. Però secondo me il non voto vuol dire una non scelta. Questo è come la vedo io. Più che giusto o sbagliato in termini legali non lo so, ma sicuramente mi sembra una situazione talmente assurda che degli scrutatori che vanno a offrire la loro prestazione per qualche 100 euro debbano poi rischiare di pagare 100.000 euro. Se dovesse succedere una cosa del genere, penso che nessuno andrebbe più a fare lo scrutatore. Se dovesse esserci un voto bis, lei andrebbe a votare sì o no? Ma questo è una decisione indipendente dal fatto del conteggio delle schede, ma una valutazione politica che per il momento non so esprimere.